Strade chiuse alle macchine al momento di entrata e uscita degli alunni da scuola. La consulta di quartiere 4A a Padova, dopo la sperimentazione dello scorso anno dall'11 novembre, ha ottenuto che le due vie che passano davanti alla scuola primaria Manin e alla scuola primaria Santa Rita diventino strade scolastiche. Per la Manin e anche la Santa Rita significa mettere due transenne che chiuderanno il traffico da entrambi i sensi di marcia per quei 20 minuti di entrata e uscita dalla scuola. È un tema di sicurezza, un argomento che la consulta segue da almeno due anni con sperimentazioni grazie all'ega ambiente, un grosso lavoro con i genitori che per esempio ha significato una chiusura solo a pomeriggio, non la mattina alla Santa Rita, mentre mattina e pomeriggio... Alla, alla manina. Le transenne verranno posizionate alle estremità delle vie dai nonni vigili in modo tale che nessun veicolo possa passare davanti ai cancelli delle scuole nel momento in cui gli alunni entrano in classe la mattina ed escono al pomeriggio. Stiamo lavorando su tutta la città, sia con strade scolastiche anche con interventi invece di messa in sicurezza delle zone, delle zone vicino alle scuole. Eh, lo facciamo già da anni, poi purtroppo gli eventi di cronaca che ci sono stati in questo, eh, negli ultimi mesi ci hanno spinto a, a continuare, a, a continuare in, questa, in, questa, in questa direzione. Per rendere una strada scolastica la richiesta deve partire dai genitori o dalla scuola? Allora, non è sempre possibile, bisogna valutare le, le zone in cui si interviene eh, mandando una mail a, al settore mobilità. Eh, la zona verrà presa in carico e verrà analizzata. La cosa importante da ribadire è che le richieste arrivano sempre o dai genitori o dalle scuole, noi non andiamo a imporre, a imporre nulla. Ma è proprio una richiesta che arriva dal territorio. Il tema della sicurezza stradale davanti alle scuole è più che mai attuale a Padova, visti i numerosi incidenti capitati a studenti che stavano andando a scuola in bici o a piedi. Tant'è che il gruppo consigliere del Partito Democratico ha chiesto anche l'istituzione delle zone 30 in tutte le strade dove si affacciano gli istituti scolastici.